Eccoci qua di nuovo in diretta dagli studi di City Now, dalla nostra redazione. Buon pomeriggio. Quarta diretta, quella di oggi, dedicata al mondo universitario, dedicata alla conoscenza, alla scoperta dei dipartimenti della Mediterranea, quindi del nostro Ateneo di Reggio Calabria. Abbiamo avuto modo di conoscere e di entrare in quello che è il Dipartimento d'Arte, abbiamo conosciuto quindi il Dipartimento di Architettura, abbiamo conosciuto anche i protagonisti tra professori e studenti del Dipartimento di Ingegneria del DIGIAM e abbiamo conosciuto anche i protagonisti, professori, direttore e studenti del PAU. Quindi del patrimonio architettura urbanistica, questo è l'acronimo, con il nuovo corso di laurea in design. Oggi pomeriggio invece parleremo di quella che è l'offerta formativa del Dipartimento di Agraria con i suoi tre corsi di laurea triennale, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze e Tecnologie Alimentari, Scienze Forestali ed Ambientali. Il 23 ottobre scadono i termini per iscriversi a questi corsi di laurea. Ne parliamo con il direttore del Dipartimento, il professore Giuseppe Zimbalatti. Lo facciamo entrare subito, eccolo qui. Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio a tutti e grazie a City Now per la costante presenza nel mondo giovanile soprattutto. Grazie. Ci siamo sempre, professore, lo sa, ci conosciamo, siamo prima amici, ecco, abbiamo avuto modo anche di confrontarci in occasione della presentazione che c'è stata qualche mese fa, anche con gli altri colleghi delle altre testate giornalistiche. A lei il compito di presentare la sua realtà, il suo dipartimento. Grazie Vincenzo, ripeto, grazie City Now, è un grande piacere, un grande onore stare qui con voi e accedere ai vostri numerosissimi followers, numerosissimi seguaci. Il Dipartimento di Agraria più volte ci avete dato la possibilità di essere coinvolti in manifestazioni, in eventi comunicativi. Siamo felici di poter dire che anche quest'anno la campagna di immatricolazione sta andando bene. Come anticipava Vincenzo, abbiamo tre corsi di studio che in realtà poi sono più numerosi. Abbiamo tre corsi di studio in scienze agrarie lungo le tre direttrici fondamentali che sono appunto le scienze agrarie, le scienze e tecnologie alimentari, le scienze forestali ed ambientali. Ma l'offerta formativa è più articolata delle tre denominazioni che io ho appena dato, perché oltre ad avere la possibilità di avere un percorso completo in triennale e magistrale, come ormai tutti sanno, a parte pochissimi corsi di laurea in Italia, che sono medicina, odontoiatria, architettura, veterinaria, qualche altro, tutti gli altri percorsi sono articolati in due fasi. C'è la fase delle lauree triennali, la fase delle lauree magistrali. Ebbene, noi siamo al completo sia in agraria che in forestale che in tecnologie alimentari ed in più abbiamo dei profili nuovi, dei curricula nuovi che abbiamo attivato da qualche anno che interessano dei settori particolarmente strategici, particolarmente importanti non solo per il territorio, ma anche a livelli occupazionali. Negli ultimi anni ci siamo impegnati molto nell'ascolto del territorio con un occhio molto attento anche alle prospettive occupazionali. E quindi da qualche anno, dicevo, abbiamo attivato due profili nuovissimi e secondo noi molto attuali, che sono la gastronomia e la ristorazione nell'ambito del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, per cui oltre a formare dei tecnologi alimentari tradizionali, convenzionali, passatemi il termine, ci siamo impegnati anche su questo percorso molto interessante, che meglio di me sicuramente illustrerà il professor Barrega dopo, che è quello di gastronomia e ristorazione. Poi abbiamo Lo investito ricordiamo, non lo abbiamo detto ancora, in collegamento ci sono il professore Francesco Barrega, la professoressa Maria Rosaria Panuccio, abbiamo anche previsto l'intervento anche di tre studenti che saluto perché ci stanno guardando e sentendo, Fabrizio Cantarella, Marco Mercuri e Giulia Montepaone. A loro daremo la parola successivamente.
Quindi farò molto velocemente perché sapranno dire meglio di me molte cose che facciamo e che siamo. E quindi vi dicevo, l'altro settore sul quale abbiamo investito moltissimo è quello delle scienze forestali, dove abbiamo previsto un percorso in progettazione e gestione delle aree verdi. In questi ultimi anni è emersa in maniera veramente importante la necessità di investire in conoscenza sulle aree verdi e quindi abbiamo, come dire, potenziato la nostra offerta formativa anche su questo settore. Quindi, Vincenzo, come si può vedere, non sono solo tre i nostri corsi di laurea, ma sono 8, anche 9, se vogliamo. E quindi siamo molto impegnati dal punto di vista della didattica, a parte ovviamente le numerose attività di ricerca, perché il nostro è un dipartimento molto grande. Al nostro interno ci sono tutte le competenze possibili del settore agrario, forestale, alimentare, e quindi non a caso è un dipartimento che ha un'offerta formativa molto molto ampia. E fra le altre cose colgo l'occasione per fare gli auguri ai nostri recentissimi laureati. La settimana scorsa abbiamo aperto anche alle lauree in presenza. Il periodo che viviamo non è sicuramente un periodo molto sereno da questo punto di vista. Abbiamo aperto alle lauree in presenza, fortunatamente abbiamo avuto questa possibilità, ci siamo impegnati al massimo per garantire la giusta soddisfazione ai nostri laureati. La settimana scorsa, dicevo, circa una trentina di giovanissimi hanno conseguito l'ambito riconoscimento, e quindi in presenza non delle oceaniche, i numeri oceanici, quasi oceanici di familiari, ma limitandoci un pochino con le presenze in diretta, ma estendendo via internet a tutti l'accessibilità all'evento. E quindi è stato un bel momento di riapertura, abbiamo una frequenza quotidiana di un numero di studenti in presenza, dicevo contingentato, ma mi auguro di poter fare un bilancio al più presto possibile, anche ben gestito, con dei punti di controllo della temperatura, dei punti di igienizzazione, insomma con delle stringenti regole di distanziamento interpersonale che il nostro Ateneo si è dato per tempo. Per cui come Dipartimento e come Ateneo, come avrete avuto modo di vedere anche di ascoltare anche dagli interventi che hanno preceduto quello di Agraria, ci siamo mossi molto da questo punto di vista, così come molto, molto ci siamo mossi nella fase di chiusura. Sappiamo che viviamo ovviamente una fase di emergenza, anzi ora stanno aumentando purtroppo i casi, è prevista una seconda ondata. In questo ovviamente è fondamentale nel mondo universitario, ma insomma un po' in tutte le realtà che viviamo quotidianamente, è necessario il contributo di tutti e l'attenzione di tutti, sia degli studenti e sia delle famiglie. Professore, avrei tante domande da farle. Lo so, e io anche tante risposte. Però il tempo stringe, sono previsti altri interventi, quindi la ringrazio, è sempre un piacere incontrarla, anche se ultimamente lo facciamo sempre a distanza. Avevo messo sullo schermo un commento che è arrivato, e concludiamo con questo commento che strappa un sorriso. Zimbalatti, top top top, scrive: grazie, grazie a Riso, 4 top. Grazie al professore. A dopo allora, grazie al professore Zimbalatti. Continuiamo la chiacchierata, cerchiamo di conoscere ancora meglio quella che è la realtà del Dipartimento di Agraria con un'altra figura importante del Dipartimento, la professoressa Maria Rosaria Panuccio. Grazie tanto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buongiorno. Importante perché costituisco, buon pomeriggio, dico importante più che altro perché costituisco una quota rosa, e quindi se non altro sentiamo anche una voce femminile.
Io sono la coordinatrice del corso di laurea triennale. Del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie. E oggi pomeriggio, appunto, il mio compito è bene o male presentare in linee generali quello che è il percorso formativo del corso di laurea che rappresento. Sicuramente c'è da dire che tutti i docenti ci siamo messi l'impegno per cercare di strutturare il percorso formativo in modo che sia veramente adeguato e coerente con quelle che sono le esigenze e le aspettative sia della società che del mercato del lavoro. Il percorso formativo in linea generale e logicamente di un corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie si propone di fornire agli studenti quelle che sono le informazioni e le conoscenze sui sistemi agrari, quindi sulle coltivazioni agrarie, sugli allevamenti zootecnici, ma anche, voglio dire, sulla gestione dell'azienda agraria, sulla gestione del territorio, sul controllo del territorio, sul controllo delle produzioni agrarie, tutto quello che insomma riguarda i sistemi, gli agrosistemi, però in un'ottica anche di sostenibilità e di ecocompatibilità, che sono ormai delle parole chiave che sono entrate nel linguaggio, ma non sono soltanto delle parole, esprimono dei concetti ben definiti e ben determinati, verso cui appunto oggi siamo inevitabilmente interrogati. Cioè le coltivazioni, le produzioni, i controlli devono essere sempre condotti tenendo conto queste due parole chiave: sostenibilità del sistema, dell'agrosistema, ed ecocompatibilità. Professoressa, coordinatrice, quindi lo ricordiamo, corso di laurea triennale Scienze e Tecnologie Agrarie. Spieghiamo quali sono gli sbocchi occupazionali. Se non sbaglio, addirittura circa il 90% dei laureati comunque in qualche modo vengono immediatamente impegnati nel mondo lavorativo. Quindi c'è un'altissima percentuale. Perfetto, allora si tratta di una laurea di primo livello, ricordiamolo, e la figura professionale è di dottore agronomo junior. Dopodiché il laureato, appunto, se non decide di continuare con la laurea magistrale, come ha detto il direttore, appunto ogni corso di laurea triennale ha la sua laurea magistrale nell'ottica di un percorso verticale, può tuttavia trovare occupazione in diversi ambiti. Ambiti che vanno appunto dalla libera professione, oppure nell'impiego come tecnici in diversi uffici pubblici, oppure in società cooperative, in ordini professionali. Diciamo che gli ambiti sono molteplici. E poi vorrei sottolineare anche quelli che sono i green jobs, quelle attività che oggi stanno prendendo piede e che fanno riferimento appunto a quegli impieghi, a quei servizi che prevedono delle soluzioni di tipo ecologico, no? Quindi per esempio delle tecniche di allevamento che siano ecocompatibili, oppure delle tecniche che utilizzano delle fonti rinnovabili e le fonti di energia rinnovabile, cioè sono tutti, come dicevo, quegli impieghi che hanno focus, che sono incentrati fondamentalmente sul rispetto dell'ambiente e della natura. Sono quelli appunto che sono definiti green jobs perché rispecchiano sempre un aspetto ecologico. Possono essere dei controllori dell'ambiente, possono essere dei comunicatori, possono essere degli assicuratori. Sono tutte delle figure nuove che nell'ultimo periodo stanno prendendo piede, in cui appunto il laureato può sicuramente trovare uno sbocco occupazionale nuovo. Figure lavorative sempre più richieste, tra l'altro. Lo ricordiamo che i termini di scadenza per le immatricolazioni 2020-2021 ai corsi di laurea del Dipartimento di Agraria, così come a tutti gli altri corsi, sono prolungati, quindi i termini sono prolungati senza aggravio di mora fino a venerdì 23 ottobre. Dopo ci sarà comunque la possibilità di iscriversi, ma con mora. Grazie alla professoressa
Panuccio per il suo intervento. Velocemente, qual è il percorso di studi? Quali sono le tappe e magari anche le materie più importanti da sostenere durante questi tre anni? Sì, io ho detto appunto le conoscenze generali, poi è logico che le informazioni dettagliate si possono trovare sul sito del Dipartimento, eccetera. Comunque, quello che si può vedere è che le varie materie sono organizzate fondamentalmente su tre livelli, che sono via via a complessità crescente e a specializzazione crescente. Cioè, il primo anno ci sono quelle che sono le materie propedeutiche metodologiche di base, per esempio la chimica, la matematica. Anzi, c'è da dire che quest'anno il percorso formativo del primo anno è stato ampliato anche con una materia giuridica e una materia economica, quindi abbiamo ampliato ulteriormente l'offerta formativa del primo anno. Poi al secondo livello ci sono quelle materie di base che riguardano appunto le coltivazioni, gli allevamenti animali, e poi il terzo livello le materie più specialistiche, per esempio la microbiologia, le industrie agrarie. Quindi le materie sono organizzate su questi tre livelli. Volevo concludere appunto dicendo che, torno a ribadire, che questo percorso formativo ha come obiettivo, come sfida, il fatto di formare una persona che dal punto di vista professionale sia altamente qualificata e sia competitiva, cioè abbia effettivamente tutti quegli strumenti di conoscenza che gli consentano di affrontare quelle problematiche che vengono poste dal mercato e da un mondo di lavoro che noi sappiamo è sempre più complesso e in evoluzione. Grazie alla professoressa Panuccio, buon lavoro. Grazie per a voi. Aspettiamo tutti. Grazie alla professoressa Panuccio. Abbiamo ascoltato il professore Zimbalatti. Ecco, vi metto in collegamento, vi potete salutare, tra la professoressa Panuccio e il professore Francesco Barreca. Grazie ancora alla professoressa Panuccio per il suo intervento. Professore Barreca, la presento, coordinatore del corso di laurea triennale Scienze e Tecnologie Alimentari e anche delegato all'orientamento di Agraria. E intanto dove si trova? Perché è una location... Mi trovo nel luogo abituale utilizzato da noi docenti, da tutti noi docenti, da noi ricercatori e soprattutto dagli studenti. Questo, diciamo, è l'ambiente principe che ospita le nostre attività didattiche, le nostre attività di ricerca e di studio. È il laboratorio, è uno dei tanti laboratori di cui è provvisto il nostro dipartimento e che vengono utilizzati dal nostro corso di laurea. Diversi laboratori sono presenti presso la sede del dipartimento, altri si trovano nelle immediate vicinanze, e come dire, la casa di tutti gli studenti, dove tutti gli studenti si esercitano e lavorano anche a fianco dei ricercatori, perché hanno la possibilità di poter vivere con noi anche esperienze scientifiche, esperienze di ricerca, nel momento ad esempio in cui svolgono le tesi di laurea, nel momento stesso in cui loro fanno attività didattica, hanno la possibilità di assistere, ovviamente, ove è possibile, ove non presenta rischi per la loro salute, per l'incolumità e per il buon esito delle ricerche. Noi abbiamo una serie di attrezzature, di impianti all'avanguardia, sicuramente nel mezzogiorno, e anzi oserei dire per qualche attrezzatura anche dell'intera nazione. Il nostro corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari è stato da poco oggetto di valutazione da parte di una commissione di esperti valutatori del Ministero. È stato sorteggiato a fronte di tutti i dipartimenti dell'Università Mediterranea, il nostro dipartimento insieme a qualche altro dipartimento, a qualche altro corso di laurea di qualche altro dipartimento, per essere valutato. Diciamo che questa è la commissione di valutazione nazionale, ha fatto una radiografia completa, oserei dire, del nostro corso di laurea, e questa radiografia ha dimostrato che siamo in ottima salute, quindi abbiamo avuto un accreditamento pieno da parte del Ministero,
e questo se da una parte ci gratifica, dall'altro ci dà ulteriori responsabilità per poter mantenere questa scia, questo successo, questa diciamo, qualità del corso di laurea. Questo ovviamente, oltre ad essere gratificante per noi, è sicuramente una sicurezza per gli studenti, per le famiglie che scelgono di studiare presso il nostro corso di laurea, perché se non casomai non ci fosse la necessità, questo attesta che il nostro corso di laurea possiede dei requisiti, degli standard di formazione, se non superiori, pari alle migliori corsi di laurea della nazione, del nostro Stato, anche relativamente a università più blasonate che si trovano soprattutto a nord del paese. Perfetto, professore. Senta, viviamo una regione particolarmente ricca di prodotti agricoli, di prodotti alimentari, quindi la Calabria offre davvero tanto in questo senso. Questo ovviamente è un vantaggio per chi studia queste materie, immagino, sì, no? Anche perché un aspetto molto importante è quello di noi lavoriamo molto sulla tradizione, sugli aspetti tradizionali dei prodotti alimentari, ma apportando quell'innovazione che i mercati richiedono, quello è il nostro compito come diciamo di tecnologi e soprattutto di formatori dei tecnologi alimentari, è quello di fornire delle competenze per poter migliorare gli standard qualitativi e per poter rendere anche i nostri prodotti tipici all'avanguardia, che possano quindi confrontarsi ed essere consumati nell'intero globo, nell'intero pianeta. E quindi oserei dire che noi lavoriamo nella tradizione, ma apportando innovazione tecnologica molto, molto importante, molto spinta, molto sofisticata. Il tecnologo alimentare si occupa di tutta l'intera filiera delle produzioni alimentari, quindi si occupa della produzione o quantomeno della definizione delle caratteristiche qualitative delle materie in campo, e si occupa di tutto il processo, sia in termini qualitativi, sia in termini proprio tecnologici, della trasformazione di quella materia prima, materia prima sana e di buona qualità, in prodotti alimentari eccelsi. Questa filiera, come voi potete ben immaginare, intercetta una moltitudine di comparti, dai semplici locali in cui viene somministrato il cibo, degli alimenti, alle grandi catene di distribuzione, alle grandi aziende che hanno necessità di svolgere analisi sensoriale, ad esempio, per verificare la qualità dei prodotti, aziende che hanno necessità di azioni di marketing, nel campo della ristorazione, che è un campo sempre più in sviluppo e in implementazione, in sviluppo. Il tecnologo alimentare ha questo compito arduo di valutare e di certificare tutto il processo produttivo. E quindi gli ambiti e i campi di occupazione del tecnologo alimentare sono più disparati. Tant'è vero che noi stessi docenti riceviamo delle richieste per l'assunzione di studenti ovviamente da noi formati, di cui noi possiamo garantire la preparazione. Anzi, oserei dire che forse in qualche caso fatichiamo pure a dare risposta a queste aziende, a queste imprese che richiedono appunto questa alta specializzazione. C'è tanta, tanta richiesta, professore, lo ricordiamo anche a chi ci sta guardando, ai tanti ragazzi e tanti giovani che magari ancora non hanno magari le idee chiare su quale indirizzo di studi intraprendere. Chi esce da Agraria trova al 90% il posto di lavoro quasi subito, le figure professionali richieste
c'è tanta richiesta, ecco, l'ha appena detto lei che avete addirittura difficoltà nel piazzare poi gli studenti e i neo laureati. Lo ricordiamo ancora una volta, i termini di scadenza per le immatricolazioni e iscrizioni ai corsi di laurea del Dipartimento di Agraria della Mediterranea sono prolungati senza aggravio di mora fino a venerdì 23 ottobre 2020, quindi mancano meno di 10 giorni. Professore Barreca, grazie per il suo intervento, grazie anche alla professoressa Panuccio, al professore Zimbalatti. Incontriamo adesso gli studenti del Dipartimento di Agraria. Grazie ancora al professore Barreca, buona giornata, grazie. Incontriamo gli studenti e presentiamo la prima ospite. Eccola qui, Giulia. Giulia, studentessa del Dipartimento di Agraria. Hai scelto di studiare dove vivi, Giulia? Ci spieghi un po' i motivi della tua scelta e come ti stai trovando, a che punto sei, quali sono le tue ambizioni. Prima testimonianza con Giulia, poi passeremo anche a Marco Mercuri e Fabrizio Cantarella. Sì, buon pomeriggio, grazie mille. Io essenzialmente ribadisco quello che dico nel video, quindi ho scelto Agraria perché ho visto che dà degli strumenti utili per poi poter affrontare una carriera, insomma, lavorativa bene, insomma, con tutti gli strumenti essenziali. Mi trovo bene, tant'è che io frequento il secondo anno di magistrale, quindi ho deciso di fare sia la triennale che la magistrale, a luglio spero di concludere i miei studi, rifarei la scelta che ho fatto assolutamente, quindi sia triennale che magistrale, perché appunto, come dico nel video, il contatto con i professori è continuo, non c'è un momento in cui loro non siano disponibili o nel caso in cui noi studenti avessimo un problema, un dubbio, siamo perennemente controllati, tra virgolette, quindi è una cosa non solita, solitamente non avviene questo, non siamo un numero, non ci sentiamo dei numeri. Perfetto, Giulia, grazie per il tuo intervento, per la tua partecipazione, e il tuo video ha avuto anche parecchio successo sia sui social che sia su YouTube, e oltre allo spot istituzionale questo rappresenta un altro spot per il Dipartimento di Agraria. Grazie a Giulia Monteboni. Grazie mille a voi, grazie, buona giornata. In bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie ancora Giulia. Marco Mercuri, ciao Marco. Buon pomeriggio. Anche tu studente del Dipartimento di Agraria della Mediterranea di Reggio Calabria, come ti trovi, a che punto sei con il tuo percorso di studi e come mai hai scelto Agraria? Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito. In ogni caso io sono al secondo anno della laurea in Scienze e Tecnologie Agraria Specialistica, LM69, e che dire, diciamo, gli interventi di quelli che mi hanno preceduto sono stati abbastanza esaustivi. Stiamo quindi parlando di un dipartimento che sta vivendo un trend positivo, come dicevamo prima. Tutto questo comunque è dovuto al fatto che si è puntato su una didattica di qualità, su una comunicazione. Infatti, come tu dicevi prima, il nostro spot è quello "scegli di studiare dove vivi", quindi ci fa capire che il nostro dipartimento parte da chi decide di restare, ad esempio noi che siamo qui oggi con voi. Quindi perché? Perché il nostro dipartimento sa che le nuove generazioni devono essere al centro di un programma di sviluppo del nostro territorio. Questo comunque bisogna dire che l'Università Mediterranea, diciamo che da mezzo secolo ormai contribuisce appunto alla formazione di nuovi giovani talenti, ma comunque anche il luogo di scambio, di confronto, di dialogo. Di dialogo tra l'altro tra eccellenze di acclamata esperienza internazionale. Come dicevo prima, però, parlavo prima di didattica di qualità, che è quella che il nostro dipartimento si propone di fare. Però aggiungo a questo che il nostro dipartimento vuole creare una rete di competenze, cioè io amo definirla così, e siamo certi che appunto con
con il diciamo con questo con gli obiettivi che ci siamo proposti, cioè con la qualità della didattica, eccetera, cioè, saranno diciamo questi obiettivi saranno diciamo un elemento vitale per creare questa rete di competenze che oggi appunto può vedere la luce. Noi in ogni caso come Dipartimento ci stiamo adoperando anche a far ripartire l'azienda agraria che è nel territorio di Gallina. Infatti molte sono le aspettative degli studenti e per questo infatti gli studenti si aspettano dal comune la concessione dei terreni di Gallina e per ripartire anche con l'azienda didattico-sperimentale. Sei rappresentante degli studenti dell'Ateneo al Senato accademico, sì, giusto? Sì. La tua è una partecipazione davvero attiva all'interno del mondo universitario. Sì, ormai è da molti anni, cioè da quando sono arrivato che ho voluto prendere parte, cioè essere parte attiva sia del mio dipartimento che dell'intero Ateneo. E lo faccio con molto piacere perché sono legato, come dicevo prima, molto al territorio, ma anche all'ente stesso, all'università. Grazie a Marco Mercuri. Grazie a voi, buona serata. In bocca al lupo per tutto. Grazie. Grazie a Marco. Ultimo intervento di Fabrizio Cantarella. Abbiamo ascoltato il professore Zimbalatti, il professore Barrega, la professoressa Panuccio, Giulia, Marco e infine Fabrizio. Fabrizio, tu sei agli sgoccioli invece, stai preparando la tesi. Ciao Vincenzo, ben trovato, un saluto a tutti, a tutti quelli che mi hanno preceduto. Sì, siamo finalmente agli sgoccioli, io mi sono reiscritto alla magistrale, pensa, dopo 6 anni, a distanza della triennale, perché ho iniziato a lavorare, mi sono specializzato, ho trovato anche quella che la parte che più mi piace dei miei studi. Mi è piaciuto sempre l'area della ricerca e sviluppo, ma anche l'area del controllo qualità, e ho fatto un po' di entrambi, tant'è che ho voluto aumentare le mie conoscenze reiscrivendomi alla magistrale. Ovviamente l'offerta formativa si presentava già da sola, era veramente quello che mi è sempre piaciuto fare, quello che mi è sempre piaciuto apprendere, e ti devo dire che magari con qualche anno in più nel ritornare a seguire i corso è stato anche divertente, perché con un po' più di esperienza magari non sei il neo, diciamo, il neodiplomato, è anche più divertente. Posso solo invitare tutti, sia chi finisce la triennale, sia chi è appena diplomato, ad arrivare a seguire questi corsi agrari, perché è veramente veramente bello. Anche perché ti faccio un semplice ragionamento: le persone devono mangiare, nel mio caso stiamo parlando di scienze agroalimentari, serve comunque qualcuno che controlli e che magari tramite la ricerca e sviluppo, appunto come ti dicevo, possa andare a puntare su nuovi cibi, su innovazione, come ha detto anche prima il dottore Barrega, dice noi sì, puntiamo sulla tradizione ma anche sull'innovazione che il mercato ci richiede. Niente di più vero e niente di più attraente per noi studenti, credo. Fabrizio, il tuo intervento è stato perfetto, anche non solo nei contenuti ma anche nell'esposizione e nel tono di voce, hai una voce radiofonica e infatti mi piacerebbe anche dirti questo. Io diciamo dal lunedì al venerdì andavo all'università, poi mi piaceva arrotondare con lo sport tramite la nostra, noi ci siamo anche conosciuti lì al Granillo a seguire la regina a seguire il giornalismo sportivo, che è diventato anche questo parallelamente parte della mia vita. Quindi spesso ti dirò anche la verità, mi sono trovato con l'esperienza maturata sul campo giornalistico anche a poter portare diciamo il messaggio che volevo fornire con la nutraceutica, che è l'argomento con cui mi sto specializzando adesso. Sto collaborando con una filiera produttiva, sono il responsabile qualità e responsabile ricerca e sviluppo, e la mia tesi di laurea verterà proprio su un pane che può fornire antiossidanti all'organismo. Potrebbe essere una rivoluzione. Ora stiamo lavorando in laboratorio, per a breve cominceremo, perché a causa di questo coronavirus purtroppo i tempi si sono dilatati, e cominceremo a vedere questa sperimentazione. Magari in chiusura mi devi dare un attimo ancora per ringraziare comunque tutto il sistema dell'agraria di Reggio Calabria. Io ho studiato, ho ripreso, perché appunto a causa lavorativa ero fermo da un anno con gli esami. Devo fare un plauso per l'abilità che c'è stata nel riprendere subito tramite lo smart working
come lo chiamiamo, insomma, con le lezioni online, a fare fronte alla difficoltà che si è venuta a creare a causa della mancanza delle lezioni di persona. E poi un plauso anche alla comunicazione, al direttore che veramente sta facendo un lavoro eccellente. Da giornalista magari sarei stato anche un po' critico, con lui non gli si può dire proprio niente, è venuto un lavoro fantastico.